Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi, con l'aiuto di un multicooker, il nostro è Russell Hobbs, prepariamo un risotto con cavolo rosso e salsiccia. Come prima cosa imposto la modalità rosolatura e dopo aver messo un filo d'olio aggiungo il mio riso. In questo caso andrò ad aggiungere il coperchio sulla pentola in modo da far tostare il riso. Poi andrò a sfumare il tutto. Normalmente si usa il vino bianco, ma avendo una bimba ho preferito usare l'acqua. Mescolo brevemente. Poi andrò ad aggiungere nella pentola il cavolo rosso tagliato alla julienne e la salsiccia. Lascio rosolare ancora qualche minuto e poi passiamo alla cottura. Terminata la rosolatura, quindi andiamo a versare sul tutto 1 litro di brodo vegetale. A questo punto copriamo nuovamente la pentola e impostiamo il programma per la cottura del riso. In questo modello in particolare, una volta avviato il programma, vedremo 3 pallini lampeggiare sul display finché non raggiunge la temperatura di 105 gradi che servono per cuocere il riso. A quel punto parte il timer e aspettiamo 25 minuti. In tutto questo tempo non è mai necessario aprire la pentola e girare il nostro risotto. Una volta, diciamo, arrivati agli ultimi minuti di cottura, io aggiungo parmigiano e burro per finire e poi non resta che impiattare. Spero vi sia utile, ci vediamo alla prossima ricetta.